Sono riuscito a superare 3K. Quest'anno abbiamo superato 1 milione di fatturato. Se non sono skillati, fatevi formare. Eccoci qui ragazzi in un nuovo video. Oggi volevo condividere con voi alcuni dei consigli che darei al me stesso, al Samuel Pozzoli di 5 anni fa. Bene, contestualizziamo un pochettino. 5 anni fa ero uno studente di ingegneria al Politecnico di Milano che cercava una strada nella vita. Ad oggi, 5 anni dopo, posso dirmi tranquillamente fiero di averla trovata e soddisfatto dei risultati che ho raggiunto fino ad oggi. Però, prima di tutto, mi sembra giusto anche presentare non solo il Samuel di 5 anni fa, ma anche il Samuel di oggi. Ad oggi vivo stabilmente a Tenerife con le mie ragazze e con parte del mio team. Siamo ad oggi, io e il mio socio, la nostra azienda, la punta di diamante in Italia per tutto quello che riguarda la vendita, e sono centinaia le aziende e i privati che con costanza si affidano a noi da diversi anni per incrementare le performance del loro business e la loro vita professionale. Detto ciò, iniziamo con il primo consiglio. Ovviamente ogni tanto leggerò il computer per seguire una linea logica, quindi se mi vedi leggere qua non allarmarti. Consiglio numero 1, fregatene assolutamente del pensiero degli altri, in tutto e per tutto, seleziona una ristretta cerchia di persone di qualità, che sa che qualunque cosa essi ti diranno, non lo faranno assolutamente per invidia, per buttarti giù, per denigrarti quant'altro, lo faranno unicamente perché hanno un interesse nell'aiutarti e nel vedere te stesso raggiungere i tuoi obiettivi. Nel mio percorso personalmente ho avuto a che fare con tante persone, ho avuto a che fare con diverse persone che col senno di poi non avrei assolutamente voluto avere. Ho perso tantissimo tempo ed energia a preoccuparmi del pensiero di queste persone. Bene, la verità è che, eccetto qualcuno di strettamente selezionato, il mio socio, il mio team, la mia ragazza, i miei genitori, la mia famiglia e quant'altro, ognuno, ogni singola persona fuori pensa solamente a se stessa e non ha il minimo interesse nel renderti felice. Quindi seleziona una ristretta cerca di persone e ascolta solamente il pensiero di queste persone, perché tutti gli altri penseranno unicamente a loro stessi. Consiglio numero 2, non cercare assolutamente la vendetta con queste persone nell'ostentare qualcosa che loro non possono avere. Non pensare a ostentare Rolex, a ostentare Ferrari, a ostentare vestiti firmati, ville con piscina, non devono assolutamente essere queste cose qui la tua vendetta, semplicemente perché non ci deve essere nessun tipo di vendetta. Lavora sempre e soltanto per la tua felicità e non per dimostrare qualcosa agli altri. Lavora sempre per te stesso, per i tuoi ideali e per la tua felicità, e il resto vale assolutamente zero. Consiglio numero 3, importantissimo, trust the process. Molte volte io in primis mi sono trovato nella situazione di dubitare di me stesso e del percorso che stavo facendo. È normale, quando ti avvicini a qualcosa di nuovo per te, che non hai mai fatto in vita tua, la cosa che sicuramente fa la differenza è quella di credere con tutto te stesso nel processo che stai iniziando e che stai facendo, immergendoti al 1000% in esso. Lui si prenderà cura di te e ti porterà fino all'obiettivo. Preoccupati unicamente che la direzione che stai prendendo è quella giusta. Una volta che sei sicuro che la risposta è sì, ovvero che la direzione che stai prendendo è quella corretta, allora fidati e immergiti nel processo fino in fondo. Questo farà la differenza. Un sacco di persone costantemente iniziato qualcosa di nuovo iniziano a dubitare del percorso, del processo, di qualcosa. Ragazzi, fidatevi del processo. Il processo, se la direzione è giusta, si prenderà lui stesso cura dei tuoi obiettivi e ti porterà fino al loro raggiungimento. Questo è stato sulla mia pelle, del mio socio, del nostro team e di centinaia di nostri studenti in questi anni. Consiglio numero 4, sempre e solo focus sulla soluzione e non sul problema. Conosco centinaia di persone che non fanno altro che lamentarsi di continuo. Si lamentano dei loro amici, si lamentano dei loro partner, della loro situazione finanziaria, del loro lavoro, della loro situazione fisica, potrebbero essere più grossi, più magri e quant'altro. Se non siete soddisfatti di qualcosa, ragazzi, lamentarsi non porterà assolutamente a nulla. È l'azione ciò che concretamente vi separa da quello che realmente state cercando. Quindi non lamentatevi, fate azione, fate qualcosa per cambiare, ok? Io in primis mi sono trovato un sacco di volte nella situazione di perdere troppo tempo a focalizzarmi unicamente sul problema. Ragazzi, il problema c'è, ok? Ma pensare unicamente al problema, lamentarsi del problema, non porterà assolutamente alla situazione, ok? Perché così facendo entravo in un loop infinito. Più pensavo ai problemi, più la soluzione si allontanava da me. Una volta assodato il problema e interiorizzato, pensa immediatamente alla soluzione, in qualunque ambito della vita. Consiglio numero 5, importantissimo anche questo, fai sempre solo quello che gli altri non fanno e otterrai con costanza quello che gli altri non ottengono, ok? Uniformarsi alla massa ti porta a fare ovviamente ciò che fa la massa. Tu cosa vuoi? Vuoi una vita all'insegna delle lamentele, dell'insoddisfazione come fanno tutti? Oppure vuoi realmente qualcosa di diverso?
E la domanda che ti faccio di conseguenza è: come puoi minimamente pensare di ottenere qualcosa di concretamente diverso se le tue azioni sono le medesime di tutti quanti? Un'equazione semplicissima è: stesse azioni, stessi risultati. Quindi cambia le tue azioni, cambia ciò che dai in input, le azioni che fai, e di conseguenza cambieranno i tuoi risultati in output. Se non vuoi i risultati che tutti quanti hanno, non fare le azioni che tutti quanti fanno. Molto molto semplice, più facile a dirsi che a farsi, ma mi raccomando ragazzi, cambia le tue azioni e cambieranno di conseguenza i tuoi risultati. Consiglio numero 6, consiglio che a me personalmente ha radicalmente cambiato la vita: c'è sempre qualcuno che ne sa più di te. Non essere testardo, non esserlo. Ascoltalo e fidati ciecamente di lui. Se ne sa più di te, ci sarà un motivo, ok? Nel mio percorso molte volte ho peccato di superbia in certe situazioni. Mi sono reso conto che la superbia è tutt'altro che una qualità potenziante, anzi tende ad affossarti e a precluderti di conseguenza tutte quante le possibilità che il resto del mondo e che le persone al di fuori possono darti. Non hai sempre ragione, io non ho sempre ragione, tu non hai sempre ragione, nessuno ha sempre ragione, ok? Non sai tutto, non sappiamo tutto. Il tuo percorso sarà un continuo susseguirsi di sbagli continui e di consigli da parte di chi ne sa più di te. Cerca sempre un mentore per ogni singola area della tua vita, qualcuno che ha già raggiunto i risultati che tu vorresti raggiungere in quella specifica area. Segui i suoi consigli e fidati che raggiungerai gli obiettivi. È così, è stato così per me e sarà così per tutti quanti. Ovviamente, ragazzi, potrei continuare per ore, ore e ore a dare consigli al vecchio Samuel, per oggi mi fermo a 6 consigli che sono abbastanza sostanziosi. Per approfondire, ragazzi, il nostro mondo, quello che facciamo da anni con ottimi risultati, avete tutti quanti il link in descrizione, contenuti gratuiti. Ci vediamo al prossimo video.